Si conclude sulla terrazza del Grand Hotel di Rimini la settima giornata del medico e dell'odontoiatra della provincia di Rimini. Una mattinata di festa per accogliere nell'ordine 65 giovani tra medici e odontoiatri, ma anche per dare riconoscimenti ai medici più anziani, ai decani della professione. Presidente, ormai è una tradizione che si rinnova e questo significa anche di un ordine che vuole davvero essere vicino ai giovani medici, ai medici con qualche annetto in più, insomma una giornata speciale. Vogliamo fare questa festa perché noi ci sentiamo una famiglia e le famiglie devono ricordarsi di tutte le ricorrenze vanno festeggiate. Per noi l'ingresso dei giovani è una ricorrenza, il giuramento è un momento solenne e quindi questa solennità poi la tramutiamo in un momento anche di gioia, di festa come è abitudine nostra. Però il segnale che vogliamo dare è quello di vedere per i giovani nell'ordine il punto di riferimento, il faro per la loro professione. Qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza, sanno che l'ordine può aiutarli, gli può dare un consiglio, gli può dare una mano anche nella difficili anni di avvio della professione, difficili anni, sì. Ha usato anche una bellissima immagine, quella di sapersi emozionare. Questa è una mia idea che tutti gli anni lo dico ai giovani. La medicina, la nostra professione, è emozionante sotto molti aspetti. Sono emozioni a volte che ci possono portare a tristezza, il più delle volte alla gioia. Comunque dobbiamo sapere entrare nell'altra persona che abbiamo di fronte, capire quelle che sono le sue aspettative, le sue speranze, le sue volontà, cercando di non imporre mai la nostra volontà. Quindi il rapporto duale con il paziente è fatto di comprensione e per comprendersi bisogna dialogare, bisogna parlarsi e chiaramente ascoltarsi, perché io dico sempre, se uno parla e l'altro non ascolta, il messaggio non passa. Che la medicina e il medico devono mantenere il loro ruolo, che è un ruolo fondamentale nella società. Provate a pensare, credo che non esista una professione che venga così tanto a contatto con l'altro. E sicuramente io vado dall'avvocato se ho necessità e l'avvocato mi sarà utile, però c'è sempre una distanza, che è una distanza non solo fisica ma anche proprio di rapporti, di pensiero, mentre in questo contesto no, in questo contesto si vive un po' assieme la problematica. E quando ricordavo quel professor Federspiel, il cattedratico di Padova, che diceva ricordati che quello ama, soffre, ha paura, esattamente come te, ed è così. Ed è così. Quali crede siano le sfide più grandi oggi? In questo momento noi dobbiamo tenerci molto vicino ai nostri assistiti e dobbiamo garantire la loro sicurezza, dobbiamo garantire che il diritto alla salute venga mantenuto, quindi forse la sostenibilità del nostro sistema sanitario in questo momento è vacillante, abbastanza vacillante, perché si continua a tagliare e si pretende che noi si tagli altrettanto, ma io sono sicura che un margine ci possa essere per ridurre quelli che sono i costi per migliorare l'appropriatezza, ma non in modo così categorico e non soprattutto con un'imposizione. Non è che uno può mettere la casellina sulla richiesta, sull'impegnativa del medico con la crocetta, insomma uno scrive l'indicazione per il quale sta facendo un accertamento e dovrebbe finire così. La sfida della professione oggi è fatta di tecnologie sempre più avanzate e anche sempre più costose, che devono essere equilibrate con quelle che sono le reali risorse, perché dobbiamo sapere che viviamo in Italia, viviamo in Europa, viviamo in un contesto storico ed economico in cui dobbiamo essere molto oculati, quindi un equilibrio difficile, e questa è la sfida, di riuscire a dare a tutti il meglio senza sprecare, senza sprecare. Professione complicata, un momento difficile, la burocrazia, le leggi, la crisi economica, sicuramente il marketing delle società franchising e low cost che vedono la libera professione
in sofferenza, a discapito di un concetto di impresa che sta preponderando anche nella nostra professione. Impresa e libera professione secondo me non possono andare d'accordo, anche se in effetti il nostro lavoro è in parte imprenditoriale, perché ha un concetto economico che lo sostiene, legato a costi non solo delle prestazioni ma di tutto quello che c'è dietro nell'organizzazione dei nostri ambulatori. Però noi siamo medici, compreso gli odontoiatri, perché hanno fatto una scelta sanitaria, anche se ristretta ad un ambito, che è quello del cavo orale. Il cavo orale viene supportato da un corpo intero e questo è sintomo a volte di patologie diverse che possono essere prevenzione, diabete, malattie cardiocircolatorie, le parodontopatie, le patologie gnatologiche, la postura. Quindi nell'insieme siamo medici. Il mercato, il franchising, l'economia ci sono, ma non devono far parte dell'ambiente sanitario, soprattutto odontoiatrico. Meraviglioso del tempo della cura, che non è solo il tempo della visita, non è solo il tempo della diagnosi. Beh, l'abbiamo messo volutamente nell'articolo 20 del codice, quello sulla relazione di cura, proprio perché noi sentiamo molto la difficoltà di mantenere il tempo giusto, proprio per i ritmi che vengono imposti. E il paziente dall'altra parte lo reclama questo tempo, perché quando arriva là comunque ha da raccontare, comunque ha da far capire. In questo momento temo che sia problematico, questo sì. Lei era qui questa mattina come prefetto, ma in realtà anche come moglie di un medico. Assolutamente sì, e sono orgogliosa di tutte e due le figure che riesco a rivestire in questo momento. Vedendo i giovani medici, ma anche i medici insomma già in attività, ecco, qual è il pensiero? Lei è a Rimini non da tanto, credo che però sia bello incontrare le professioni. È stata una bellissima impressione, intanto perché ho visto dei bei medici, dei ragazzi non solo che avevano nel viso la motivazione, ma anche che si sapevano presentare, perché a volte viene sottovalutato l'aspetto estetico, non è semplicemente una questione formale, ma presentarsi bene, con vestiti, non dico dignitosi, ma con cura, vuol dire avere rispetto per la persona che è di fronte, e oggi i medici di Rimini lo dimostravano. Essere festeggiato tra i decani, 50 anni, come ci si sente? Ma vecchio, però sa, ci sono arrivato, perché quando ho accompagnato mio padre circa 30 anni fa a prendere la medaglia, pensavo ci arriverò io e sono arrivato. La cosa più bella della professione medica? Ah, tutto. Essere medico, questa è la cosa più bella, è farlo il medico in un certo modo. Io ho iniziato a fare la professione nel 66 all'ospedale di Rimini, c'era una sola dottoressa, una pediatra. Adesso ci sono un sacco di... sta diventando una professione non solo maschile ma anche soprattutto femminile. Dalla sua esperienza cosa si sente di augurare a questi ragazzi che sono solo all'inizio? Il lavoro è un lavoro duro, però è gratificante ed è bello. La laurea, l'iscrizione all'ordine è solo il primo passo della professione medica. Si vede che ancora c'è tanto da fare. Ecco, qual è l'augurio a questi giovani? L'augurio è quello di non mollare, di resistere, di credere come hanno creduto sino ad oggi in quello che hanno fatto. Gran parte di questi giovani sono dei laureati con 110 lodi, io lo so perché li scrivo, vedo il loro curriculum, e quindi vuol dire che sono giovani veramente che si sono impegnati, che hanno dato tanto e sapranno dare tanto nel futuro della professione per il bene poi di tutti noi, perché noi poi siamo medici ma siamo anche pazienti. Avevano molto entusiasmo e c'è qualcuno che, uno dei colleghi anziani ha detto che trasmettevano intensità, è bello questo, cioè
dà l'idea dell'intensità del loro essere, del loro vivere. Se riescono a mantenere questa sensazione che hanno oggi, via via che vanno avanti nel percorso, è già una bella cosa. Questo è l'augurio. Partire sempre con la passione per l'altro. Ci hanno detto stamattina che è quello che spinge ogni medico verso questa professione. Federico, per te? Sì, certo, è fondamentale più che altro per ritrovarsi in futuro a fare il lavoro che si vuole, perché altrimenti i ritmi degli ospedali o degli ambulatori sono insostenibili probabilmente, quindi è fondamentale, certo. E per te qual è la speranza per l'immediato futuro? Tutti speriamo nel test nazionale di specialità adesso e poi in futuro speriamo di vederci in un ospedale oppure liberi professionisti, chissà, ancora tutto da vedere, dipende tutto da come andrà questo test oppure questo di specialità o quello di esame per il medico di medicina generale. Oggi è l'inizio, insomma, cioè finalmente siamo usciti dagli anni di studi e inizia un po' il futuro, quindi è una bella giornata oggi. Che anni sono stati questi di formazione? Sono stati anni lunghi, difficili, come dicono un po' tutti ed è vero, però sono stati anche dei begli anni. La tua speranza di guardandoti fra 10 anni, di vederti dove? Non lo so, felice penso, questa è la speranza.